Shoah, Olocausto, sterminio. Milioni di persone perseguitate ed uccise perché di religione diversa da quella dettata dal regime nazista o perché di razza o etnia diversa. Un inferno, come lo definisce Piero Terracina, un superstite di Auschwitz, dove ha perso tutta la sua famiglia e che, nonostante l'età, 88 anni, non intende perdere occasione per raccontare e tramandare l'inferno da cui è uscito, perché la memoria non vada perduta. Quello era l'inferno, Ma io credo che sia indispensabile, che la gente conosca e questi fatti terribili che sono accaduti nel XX secolo. Io credo che sia importante che tutti conoscano quei fatti che sono avvenuti, che tutti conoscono non i fatti ma i misfatti, cioè praticamente lo sterminio di milioni di esseri umani che avevano la colpa soltanto di professare una religione diversa da quella della maggioranza. E poi, e questo per quanto riguarda gli ebrei, ma c'erano anche altre minoranze che sono state perseguitate. Io non posso dimenticare, ero là, non posso dimenticare lo sterminio di quelli di Rom, Sinti, che noi chiamiamo Zingari. Io ero là. Un inferno che Piero Terracina racconta avere inizio nel 1938, con le leggi razziali, che annullarono tutti i loro diritti nonostante fossero cittadini italiani a tutti gli effetti. Nell'aprile del 1944 l'intera famiglia venne arrestata e portata al campo di Fossoli, in provincia di Modena, e nella notte del 7 aprile dello stesso anno vennero tutti deportati ad Auschwitz. Il campo di Birkenau era il campo costruito dalle SS soltanto per dare la morte. All'arrivo, io mi ricordo quando arrivò il nostro convoglio, si fermò all'interno del campo di Birkenau, dove esistono ancora delle banchine che erano state costruite nel 1944 perché dovevano, per accelerare queste operazioni dell'arrivo, perché dovevano arrivare un po' da tutta Europa, ma particolarmente 450.000 ungheresi dovevano arrivare. E anche noi arrivammo lì. Quando arrivammo, il treno si fermò all'interno sulla banchina di quel campo. Quando il treno si fermò, le SS erano tutte schierate, tutte con un bastone in mano e un cane a guinzaglie. Aprirono i portelloni del treno merci, era un treno merci, e cominciarono a urlare subito degli ordini in tedesco e a menare colpi di bastone contro chiunque si attardava e non aveva capito i loro ordini che davano in tedesco, e loro urlavano los schnell, ma chi li capiva? Al di là della testimonianza di ciò che ha vissuto, Terracina lancia ai giovani un importante messaggio. Ai giovani dico sempre che la libertà è bene supremo dell'uomo e che facciano ben attenzione a chi danno i loro favori, pensino sempre con la loro testa, che non diano mai retta ai falsi idoli.